impazzito, sto cercando di capire i segreti del vetro, ma è meglio che l'istruttore Cruz vi dia le sue indicazioni. Una delle differenze maggiori che c'è nel padel e nel tennis è che la pallina, dopo che è rimbalzata per terra, può rimbalzare sul vetro. Può rimbalzare quante volte vuole sul vetro, quindi se rimbalza per terra può rimbalzare su questo vetro e su questo vetro e poi io al volo posso riprenderla. È molto importante ricordarsi che la palla può rimbalzare una volta sola, quindi se rimbalza per terra e poi sul vetro io devo per forza prenderla al volo. Bisogna anche capire che quando la palla rimbalza, poi rimbalzerà sul vetro e avrà una certa velocità, quindi è molto difficile se noi ci appoggiamo al vetro, ma bisogna cercare di trovare la distanza giusta per poi colpirla sempre davanti a noi. Un'altra differenza nel padel è che questo punto è la rete e questo è il vetro, e la rete si differenzia dal vetro semplicemente nella regola della battuta, ovvero che la palla può battere in terra e solo sul vetro, quindi quando facciamo il servizio la palla se rimbalza per terra e poi sulla rete è fuori, se rimbalza per terra e poi sul vetro è buona. Quando la palla rimbalza sulla grata o sulla rete è molto importante ricordarsi che avrà un rimbalzo regolare, quindi è molto importante partire con la racchetta bassa, andare più vicino possibile al punto d'impatto e cercare solo di andare avanti senza usare il polso. Spero che le mie indicazioni vi siano state utili, vi aspetto sul campo da padel e alla prossima!